Spoilerone apocalittico devastante per chi non è iscritto al canale, per chi non sa di che cosa si parla normalmente in questo canale e magari è arrivato su questo video attratto dalla parola Fedez. Non si parla di musica, ma si parla di pallacanestro. Detto questo, persa buona parte dell'audience, spero di no, ovviamente. Andiamo a spiegare perché ho citato Fedez e che cosa c'entra con il nostro campionato di basket, in particolare il campionato di Serie A. C'è una squadra che a oggi, che siamo neanche a un terzo della stagione regolare, perché siamo alla nona giornata appena conclusa, su 30, ha al roster 20 giocatori. In realtà la situazione è un po' diversa, però per avere un dato, diciamo, oggettivo, consultabile da tutti, prendiamo proprio i dati che ci dà la Lega Basket al roster tra le varie squadre. Per quanto riguarda la squadra in questione, che è la Auxilium Torino, la Fiat Torino, i giocatori al roster sulla pagina di Torino della Lega Basket sono 20, 20, e vado a leggerveli in modo tale che non me ne dimentico neanche uno. Dunque, roster di Torino ci sono Jamil Wilson, Victor Rudd, Simon Anunoba, Tony Carr, Vincenzo Guaiana, Giuseppe Poeta, Carlos Delfino, Marco Cousin, James Michael McAdoo, Jamal Tishon Taylor, David Okeke, Simone Marrone, Marco Portannese, Vojislav Stojanovic, Tekele Cotton, Darrington Hobson, Mamadou Jaite, Dallas Moore, Riccardo Murri e Mattia Stodo. 20 giocatori. È chiaro che chi ha seguito sa che qualche imprecisione in questa lista c'è. Uno su tutti, ovviamente, Stojanovic, che non fa più parte del roster di Torino, è stato ceduto a Cremona. Poi ci sono i giovani, però magari si potrebbe inserire Traolder, la cui situazione non è mai stata chiarita ufficialmente al 100%, cioè sappiamo che non farà parte della squadra di quest'anno, anche quando tornerà dall'infortunio, però magari potrebbe far parte, sembra, non si sa, di quella del prossimo anno. Quindi più o meno il numero di giocatori è questo, poi che siano 19, 18, 20 cambia poco. La cosa che mi interessa è che sono tanti, veramente tanti, soprattutto per un campionato come il nostro, che non è l'NBA, non giochi un giorno sì e l'altro pure. Ok, Torino all'Eurocup, però sono comunque un'enormità. Gli ultimi due, in particolare, sono stati Darrington Hobson e Dallas Moore. E in seguito all'acquisto di questi due giocatori, mi è venuta la riflessione che vi vado a esporre in questo video e in cui rientra in qualche modo in termini di paragone anche Fedez. Prima digressione necessaria. Secondo me, mio personalissimo parere, il giocatore più forte di questo campionato, campionato 2018-2019, campionato italiano, in Italia non ci ha mai messo neanche piede. E parlo ovviamente di Royce White. Quando Torino ha firmato Royce White era il 12 di luglio. Secondo me quello è stato il colpo di mercato per eccellenza, perché il giocatore in termini di talento è una spanna sopra tutti gli altri nella media del nostro campionato. È un giocatore, secondo me, che può fare l'alta Eurolega, ma può fare anche l'NBA. Ora, negli ultimi anni si è un po' perso, però in termini di potenziale è un giocatore clamoroso, ok? Poi sappiamo com'è andata a finire la situazione, nel senso che l'arrivo di Royce White a Torino è slittato, poi è slittato ancora, la società ha preso tempo, alla fine 23 di agosto gli ha detto: amico mio, non ti possiamo più aspettare, è stato rescisso il contratto e da lì poi è iniziata la girandola di cambi, giocatori che sono arrivati, ripartiti continuamente fino ai 18, 19, 20 attuali. C'è chi dice che il problema sia stato quello storico di Royce White, ossia la paura di volare, questa specie di fobia, di attacchi di panico che gli prendevano ai tempi del college e che ne hanno, diciamo, limitato fortemente lo sviluppo, la carriera anche in NBA, una carriera che in termini di talento e di potenziale invece avrebbe sicuramente dovuto avere. Fatto sta che poi non siamo all'interno dei meccanismi, la verità alla fine non la sapremo mai, però Royce White in Italia non è mai arrivato. Seconda digressione su tre.
La seconda digressione riguarda il fatto che io ascolto musica, anche tanta, però fondamentalmente a livello tecnico di musica non capisco una mazza. La stessa mazza che probabilmente importa a voi dei miei gusti musicali, deduco, cioè nulla. Però, buttata là, a me Fedez non dispiace, soprattutto il Fedez intermedio, diciamo, quello di Populista. Lo ritengo molto superiore in termini proprio di scrittura, di testi, ma anche di ritmo rispetto al primissimo Fedez. Aspetto con buona curiosità l'album nuovo, il Paranoia Airlines di gennaio, anche perché lo stesso Fedez ha detto che ha cambiato tanto in questo album, sia la sonorità sia il modo di scrivere, per cui aspetto con ansia. Quello che è certo è che a Fedez va tutta la mia solidarietà e tutta, credo, anche la solidarietà degli iscritti a questo canale per lo spiacevole episodio della storia su Instagram dell'altro giorno, dove Chiara Ferragni, signora Fedez, gli ha fondamentalmente impedito di giocare a... credo fosse la PlayStation 4, mi sembrava il joystick della PlayStation 4, forse era l'Xbox, insomma a NBA 2K, ok? Tutta la nostra solidarietà, purtroppo ci siamo passati tutti. Detto questo, terzo e ultimo, diciamo terza e ultima digressione, che riguarda in particolare X Factor, ma in generale un po' tutti i talent dedicati alla musica. Io l'ho più o meno sempre seguito, mi sono però appassionato particolarmente l'anno in cui c'era la diatriba verbale, dialettica tra Morgan e Fedez. Bellissima, un momento di alta televisione. E da lì in poi ho continuato a seguire ogni anno con molta più attenzione. Quest'anno in particolare, veniamo a questo video, Fedez ha come giudice a X Factor la categoria degli over e ha una concorrente che si chiama Naomi, che quando si presentò alle auditions si presentò con un brano di stampo marcatamente rap. Fece un figurone, standing ovation da parte di tutto il pubblico, 4 sì, ammessa ovviamente al programma, poi però Fedez e il suo staff hanno cominciato a disegnare su di lei un percorso artistico, musicale, che si è discostato di fatto da quello che lei aveva presentato e che aveva già dimostrato di saper fare così bene. Il risultato di questa deviazione è stato un risultato rivedibile. Naomi ha rischiato anche di essere eliminata, mi sembra un paio di occasioni, non mi ricordo di preciso. Fatto sta che poi a un certo punto però il gruppo di Fedez e Fedez hanno fatto un passo indietro, gli hanno ridato un brano di natura anche rap e da lì è esplosa Naomi, tanto che ora è stata addirittura ammessa all'ultima puntata, alla finale del forum in diretta. In maniera che tanti hanno descritto come imprevedibile, cioè Naomi è improvvisamente esplosa. Ma in realtà non è così, cioè si era già visto che la strada di Naomi era quella del rap, anche del rap, l'aveva dimostrato alle audition. Per questo io penso, a volte mi viene da pensare che forse magari è stata anche una strategia, no? Abbassiamo le aspettative e poi boom. Però, a prescindere da tutto questo, perché mi interessa questa storia? Perché se ci fate caso, è più o meno quello che ha fatto e sta facendo l'Auxilium Torino. Cioè, a inizio del mercato, quando hai tutto il tempo, hai tutte le possibilità economiche, ma non solo, mi costruisci una squadra che è basata su Royce White da point forward, quindi giocatore che parte alla piccola ma di fatto gioca 5 ruoli e crea il gioco, parte con la palla in mano magari, e un playmaker alla Traholder che è sì playmaker ma che è anche e soprattutto un realizzatore, anche perché il gioco spesso e volentieri mi passa dalle mani di Royce White. Da questo disegno iniziale, quando le cose cominciano a complicarsi, cominci a prendere dei giocatori che cambiano e stravolgono completamente questa impostazione. I risultati cominciano a mancare, viene addirittura messa in discussione la posizione di Larry Brown, che è un'icona della pallacanestro a livello mondiale, e poi in quelli che sono, diciamo, gli ultimi acquisti in ordine di tempo mi vai a prendere Darrington Hobson e Dallas Moore, che sono rispettivamente, fatte le dovute proporzioni soprattutto in confronto a Royce White, la point forward, Darrington Hobson, il giocatore tuttofare, il versatile, quello a 360 gradi che ti gioca magari 5 ruoli se chiamato a farlo,
e Dallas Moore, il playmaker, che però è molto più una guardia che playmaker, che è il giocatore che, anziché basarsi sulla creazione di gioco, è quello che tende a finalizzare. Cioè, che cosa hai fatto? Hai fatto un giro pesca infinito e sei tornato su quello che era il disegno iniziale. In questo senso io vedo il paragone tra il mercato di Torino e il percorso di Naomi a X Factor, e in questo senso credo che entrambi, Torino e Naomi, siano adesso finalmente sulla giusta strada. Quantomeno è una strada coerente, è una strada che ha un significato e che va percorsa per poi poter stabilire se era quella giusta o quella sbagliata, però andava percorsa in tutti i modi. Con questo, e chiudo, non voglio dire che ora sicuramente Torino vincerà il campionato, Naomi domani sera vincerà X Factor. Non è così, sono due strade, tutte e due molto molto in salita. Però spesso, e questa è la piccola morale che possiamo trarre da questa situazione, nel mondo di oggi noi siamo abituati a prendere la prima opzione, quella più semplice, ok, più facile, e in quanto più facile la accantoniamo subito, cioè la scartiamo a priori. Ma in realtà la semplicità, paradossalmente, nel mondo di oggi è la cosa più difficile, cioè la semplicità è la cosa più difficile, ma allo stesso tempo anche spesso e volentieri più remunerativa, proprio perché tutti la rifuggono. E questo è un piccolo, piccolissimo insegnamento che la musica e il basket, in questo caso, hanno in comune per noi.